Qui trovate sul sito internet dell'amministrazione l'elenco dettagliato dei procedimenti con le relative durate. Quindi, diciamo in via sussidiaria, ogni ente può fissare dei termini diversi rispetto a questo termine residuale dei 30 giorni. Se il procedimento non viene concluso nei 30 giorni, si configura il silenzio assenso, quindi l'accoglimento della domanda. Ci sono naturalmente delle eccezioni rispetto a questo principio, per cui il silenzio assenso non si configura, per esempio, relativamente ai procedimenti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza, perché in questi casi ritiene il legislatore evidentemente che ci voglia comunque un provvedimento espresso per concludere il procedimento. Centrale sulla disciplina del procedimento è senz'altro la figura del responsabile, perché serve a, anche a personalizzare l'attività dell'amministrazione, rendere riconoscibile chi sta dall'altra parte della scrivania e quindi responsabilizzare sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, sull'applicazione degli istituti di partecipazione. In particolare mi riferisco alla possibilità che ciascun cittadino che si rivolge a una pubblica amministrazione possa intervenire nel procedimento attraverso la richiesta di accesso agli atti, attraverso la possibilità di farsi ascoltare, di farsi sentire, di proporre memorie. Ecco, il procedimento prima della conclusione, se il procedimento si conclude con un non accoglimento della domanda del cittadino, il responsabile del procedimento prima deve comunicare i motivi del mancato accoglimento della domanda, e questa è senz'altro una garanzia, un istituto nuovo che è stato introdotto appunto con questa legge. Il privato ha la possibilità di controdedurre rispetto ai motivi del mancato accoglimento, quindi con la possibilità appunto di prospettare delle ragioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente in possesso dell'amministrazione, il tutto per rendere accoglibile la domanda. Si prevede che i tempi di conclusione del procedimento non ricevano delle inutili o ingiusti allungamenti, quindi le sospensioni sono ammesse in termini molto limitati, anche quando si tratta di richiedere dei pareri o delle attività istruttorie da parte di altri enti che hanno in qualche modo una competenza sul procedimento. Ecco, poi altro elemento importante disciplinato dal regolamento è senz'altro la comunicazione di avvio del procedimento, per cui quando arriva una domanda in comune il privato si vede recapitare una comunicazione dove gli viene informato sulle generalità del responsabile del procedimento, sugli orari di apertura degli uffici e sui rimedi nel caso in cui ci siano dei ritardi nella conclusione del procedimento. Il provvedimento finale deve anche contenere i rimedi per impugnare la decisione dell'amministrazione. Questo sostanzialmente in sintesi, salvo poi tornare su qualche istituto particolare se avete delle necessità di chiarimenti, è la disciplina sul procedimento amministrativo. La seconda parte del regolamento disciplina
il diritto di accesso, che viene riconosciuto non a chiunque, ma a chi ha una posizione differenziata nei confronti di un determinato documento, e quindi deve esserci una richiesta motivata che dimostri un interesse concreto e attuale alla visione o al rilascio di un determinato atto. Direi che sempre nel regolamento sono disciplinate le diverse forme di accesso informale e formale, quindi è possibile anche chiedere, presentare una domanda di accesso verbale. Naturalmente questo può essere consentito in determinati casi, per esempio un caso in cui non è consentito è quando un documento, il rilascio di un documento, diciamo, possa in qualche modo andare contro gli interessi di qualche altra persona. In presenza appunto di controinteressati è naturalmente obbligatoria la presentazione della richiesta formale, quindi scritta, e prima del rilascio del documento bisogna fare la comunicazione al controinteressato della domanda di accesso e ricevere eventuali controindicazioni. Il responsabile del procedimento decide ponderando le motivazioni di chi ha richiesto il documento e di chi, del controinteressato, eventualmente contrario. Mi sembra che sia anche utile far riferimento, presentando i contenuti di questo regolamento, anche al richiamo, diciamo, dei casi in cui è escluso il diritto di accesso, perché la legge demanda appunto ai regolamenti di ciascun ente quello di specificare i casi in cui si può escludere per determinate ragioni il diritto di accesso e su quali documenti. Si, diciamo, specifica anche la specialità del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, che è molto più ampia rispetto a tutti gli altri cittadini. I consiglieri comunali, come sapete bene, hanno diritto di accesso a qualsiasi documento, ma anche informazione che possa essere utile all'esercizio del loro mandato, quindi non hanno bisogno di motivare quell'interesse concreto e attuale come sono tenuti a fare tutti i cittadini. In ultimo farei riferimento anche alla disciplina contenuta nel regolamento con riguardo all'accesso civico, che è un istituto nuovo introdotto dal decreto legislativo sulla, diciamo, 33 del 2013, approvato nell'ambito della legislazione diciamo in materia di anticorruzione, e che ha comportato una pubblicazione di una gran quantità di documenti e informazioni sui siti delle pubbliche amministrazioni, nella sezione amministrazione trasparente. L'accesso civico consiste nel diritto riconosciuto a ciascun cittadino, quindi senza necessità di alcuna motivazione che dimostri un interesse particolare, nel caso in cui eccepisce che manchi qualche documento che l'amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito, e quindi può pretendere attraverso l'accesso civico che quella documentazione, quella informazione che il Comune era tenuto a pubblicare sul sito ci sia. Direi che fino ad ora, questa magari è un'informazione che do in aggiunta rispetto al contenuto del regolamento, non mi risulta che ci sia mai stato, diciamo, da parte di un cittadino di Vignola, una richiesta di accesso civico, quindi perché, diciamo, tutte le parti della sezione amministrazione trasparente sono del Comune di Vignola sono abbondantemente fornite di documenti e informazioni. Mi fermerei qui, però se ci sono chiarimenti sono a disposizione. Grazie segretario. Chiedo ai consiglieri se vogliono avere ulteriori delucidazioni o fare delle dichiarazioni. Minozzi. Sì, anche perché è una cosa che è stata discussa in Unione ed è stata riportata anche sul nostro regolamento, ed è uno spunto fatto da una consigliera
di Spilamberto, sul fatto che i consiglieri comunali possono chiedere l'accesso agli atti all'Unione senza dover passare dal proprio comune. Secondo me è una cosa importante, perché fatta da una donna, e quindi quando l'ha fatta gli ho detto per forza deve essere una cosa intelligente, non ci sono mica dubbi, proprio perché toglie burocrazia, perché oggi teoricamente poi se veniva posto la richiesta l'Unione rispondeva lo stesso, capiamoci bene, però oggi teoricamente chi non è nell'Unione, quindi chi non è consigliere dell'Unione, per poter avere documenti dell'Unione, voi sapete che tanta roba ormai è gestita nell'Unione, doveva chiedere al proprio comune, il proprio comune chiedeva all'Unione, e quindi c'era questo tipo di trafila. Il fatto di poter chiedere da parte dei consiglieri, non all'interno del Consiglio dell'Unione, l'accesso direttamente all'Unione stessa, e quindi il fatto che l'Unione dovrà rispondere, è sicuramente un fatto positivo, perché riduce la burocrazia. Quando si riduce la burocrazia va sempre bene. Bene, se non ci sono altre richieste, passerei a mettere alla votazione il punto numero 3, regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa. Favorevoli? Unanimità? Chiedo se c'è l'immediata eseguibilità. No. Inviterei il dottor, ecco, sta già arrivando il dottor Chini, perché per illustrare il punto all'ordine del giorno numero 4, che è una ratifica alla delibera di giunta comunale numero 132 del 20 ottobre 2015. Prego, dottor Chini. Buonasera a tutti. Allora, si tratta della ratifica di una delibera di giunta assunta in via d'urgenza con delibera 132 del 20 ottobre. L'oggetto principale di questa variazione riguardava una perizia di variante sui lavori relativi alla messa a norma dell'impianto antincendio e rifunzionalizzazioni locali ex mensa presso la scuola media Muratori, quindi lavori che sono stati fatti principalmente in estate ma che sono proseguiti in autunno, e sono stati applicati 15.200 euro di avanzo d'amministrazione per questa perizia di variante. Poi insieme si è approfittato, visto che si faceva questa variazione, si sono inserite alcune piccole variazioni, ma sono storni di capitoli sul centro di costo biblioteca, sul centro di costo patrimonio e sul centro di costo sportello cittadino e servizi demografici, ma per importi 3.663, 2.002, 1.760 e 700 euro. Chiaramente la competenza sulle variazioni di bilancio è del Consiglio Comunale, possono essere assunte dalla Giunta soltanto in via d'urgenza, ma la delibera deve essere ratificata dal Consiglio e quindi viene portata in questa seduta. Bene, grazie. Ci sono delle richieste da parte dei consiglieri? Niente, se non ci sono particolari richieste, d'altronde è stato approfondito anche in commissione, quindi metterei al voto il punto numero 5, bilancio di previsione 2015, variazione numero 7, no, ratifica, scusate, punto 4, ratifica la delibera di giunta comunale 132 del 20 ottobre 2015, favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Non c'è il segretario a cui chiedere se c'è l'immediato, perché o ci dilunghiamo tantissimo o siamo troppo veloci. Ma adesso eventualmente, eccolo qui. Niente, non c'è problema, segretario.
Chiedevo solo se c'era l'immediata eseguibilità, segretario. La ratifica? No. Sì, non c'è? Perfetto. Allora possiamo passare al punto successivo e do sempre la parola al dottor Chini per illustrarla. Allora, questa invece è una proposta di delibera che comprende l'ultima variazione di bilancio al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 15-17. Sapete che il termine per deliberare le variazioni è il 30 novembre di ogni anno e nel mese di dicembre potrà essere fatti soltanto prelievi dal fondo di riserva. Come avete potuto vedere dall'allegato, si tratta di una variazione abbastanza corposa, nel senso che comprende tutta una serie di sistemazioni, a partire principalmente dalle spese di personale, ma anche su tutte le spese gestionali dei servizi, perché in base alle spese sostenute, in base alle economie registrate, quello che una volta si chiamava assestamento generale al bilancio di previsione. Io mi soffermerei soltanto su alcuni aspetti che ritengo abbastanza importanti e riguardano intanto sul discorso della spesa corrente, entrate e spese correnti. Si procede a effettuare due operazioni. Una è un incremento per quello che si è riusciti del